questa è la cosa importante, sentirsi... Buona cosa, dai, Laria, mi dai? Mi dicono, Caterina, non si sa che problema c'è con Demetra, devi lanciare questo. Eccolo. E ora conosciamo una famiglia eccezionale, i Leoni di Prato, 10 figli e tanta allegria. Vabbè, se proprio dobbiamo lanciare un filmato, lanciamo. Si capisce che siamo in diretta? Sì. La famiglia Leoni di Prato è una delle più numerose in Italia. In 26 anni di matrimonio, Luca ed Anna Maria hanno avuto 10 figli. Chiara, Sara, Francesco, Damiano, Noemi, Maria, Pietro, Simone, Margherita, Lilia. La nostra è stata una scelta voluta, quindi eravamo sempre molto felici alla notizia, insomma, del nuovo arrivo, via. E poi perché vi siete fermati, però? Non per nostra volontà, non sono più venuti. Ah, ecco. Si sono conosciuti giovanissimi e fra Luca e Anna Maria è stato subito amore. Ragazzi, quante volte avete sentito il racconto della storia d'amore di mamma e papà? Tante volte. La sapete a memoria? Sì. Com'è andata? Bene. Io avevo 17 anni e mio marito ne aveva 16. Due bambini, Luca? Due bambini, sì, ci trovavamo sempre in parrocchia e io vedevo questa ragazza che aveva due treccioni lunghi, rossi. Io mi sono innamorato subito. Siete stati l'uno per l'altra il primo e l'unico amore? Sì. Io sicuramente, il suo non lo so. Dopo 6 anni di fidanzamento, il matrimonio. Anna Maria aspettava già la sua prima bambina. La prima bambina per me, io ero giovane, avevo 22 anni, è stata un pochino una cosa un po' traumatica, diciamo. E infatti abbiamo aspettato 4 anni prima di avere la seconda. Mamma e papà, come ti annunciavano che sarebbe arrivato un nuovo fratellino? Si guardavano negli occhi, ridevano e io dicevo no, mamma. Sei incinta un'altra volta. Crescere 10 figli vuol dire avere una grande capacità di organizzarsi. Nella famiglia Leoni ognuno ha il proprio compito. Miriam, chi è più severo, la mamma o il papà? Mamma. La mamma dà delle regole molto precise da rispettare? Sì. Apparecchiare, sparecchiare. La sera, per esempio, chi sparecchia, gli altri devono andare a mettere il pigiama ai più piccoli, cercare di riordinare a fine giornata. I momenti più difficili della giornata sono il pranzo e la cena, quando siamo tutti riuniti, perché è una baldoria, è sempre una confusione, sembra di essere quasi a un ristorante tutti i giorni. La mattina, quando vi svegliate, cosa succede in casa? Un casino, soprattutto quando siamo tutti, il bagno è sempre occupato, c'è sempre qualcuno. E quali sono i motivi per cui litigate? I computer, il PlayStation. 2 anni fa si è sposata Chiara, la primogenita. Tremavo, come il giorno che mi sono sposato io. Pianto tanto. Era bellissimo. C'era molto a mangiare. Ti mancano tutti questi fratelli? Sì, tutti i giorni sono qui, sicché. Sì. Che cosa ti manca? È tutto, l'allegria, il movimento, la confusione, il litigate, tutto. Tu sei fidanzato? Sì. Con chi? Con Alice. Da quanto tempo sei fidanzato? Da 1 anno e mezzo. Da 1 anno e mezzo, complimenti. E poi, più piccoli, tu? Tu sei innamorata, però, sicuramente. No. No. E tu? Io sì, a me gabba uno. Ah, di chi sei innamorato tu? Domizia. Anche tu, quando sarai grande, vorrai avere una famiglia numerosa? Sì, non 10, però anche la metà. Questo è il mio, eh?